popolazione sotto assedio, una popolazione nella quale ci sono 3.500 bambini su 18.000 persone che sono intrappolati dentro questa città che è diventata il teatro di un conflitto tra tantissime fazioni. Guerriglieri dell'ISIS, miliziani di Hamas, truppe dell'esercito siriano, si combattono seminando morte e distruzione a Yarmouk, alle porte di Damasco, una volta campo dei profughi palestinesi dopo la nascita dello Stato di Israele, oggi una vera e propria città che fino a 2 anni fa ospitava 150.000 persone. Poi sono iniziati i bombardamenti dell'esercito del presidente Assad nel caos della guerra civile siriana. Chi ha potuto è fuggito, chi è rimasto ora rischia di finire al macello, in pericolo soprattutto i più piccoli. La situazione è drammatica perché non hanno nulla da mangiare, non c'è cibo, non c'è acqua, sono nascosti nelle case ed abbiamo evidenze purtroppo di situazioni gravi di malnutrizione acuta per le quali praticamente i bambini non possono andare più avanti. L'ultimo intervento risale a un mese fa, dove abbiamo consegnato 10.000 coperte all'autorità palestinese che gestisce il campo e circa 1.000 kit igienici proprio poco tempo fa, ma da circa qualche settimana ormai nel campo non si riesce più a entrare, quindi siamo estremamente preoccupati. Da un anno l'UNICEF lanciava allarmi e chiedeva il cessate il fuoco intorno alla zona, tutto vano, ed ora c'è l'incubo di una catastrofe umanitaria. Così come in Yemen, un altro paese diviso dalla guerra civile in cui si confrontano indirettamente le velleità di potenza di Arabia Saudita da un lato e Iran dall'altro. Centinaia di civili uccisi nelle ultime 2 settimane senza risparmiare i bambini, alcuni costretti anche a imbracciare le armi per combattere. Abbiamo evidenze ufficiali di 74 bambini uccisi e 45 mutilati. Vuol dire che c'è un alto rischio, l'abbiamo denunciato proprio oggi in una nostra comunicazione dell'UNICEF internazionale, c'è un rischio di morte per le mine. E poi chiaramente manca acqua, gas, elettricità, in particolar modo nella zona di Aden. Noi stiamo chiedendo di chiudersi nelle case o anche di cercare di fuggire il più possibile in zone più sicure, ma è chiaro che sono intrappolati in una situazione che interessa circa 200.000 bambini, quindi insomma è un contesto piuttosto difficile.